Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, 24 ore solo cibo russo. Perché non sono nella mia solita location? Perché ho avuto un intoppo con la mia macchinetta. In pratica, non so per quale motivo, ha smesso di registrarmi la colazione. Tappa fondamentale per iniziare un 24 ore. La colazione era fatta praticamente con la cioccolata Lenka, il tè Ivan Chai e anche quella buonissima tavoletta di pan pepato. Purtroppo di tutta questa colazione mi è rimasto semplicemente lo spezzone dove tagliavo appunto il pan pepato che era veramente buonissimo, sapeva molto di cannella, era speziato, aveva un gusto che io non avevo mai mangiato in vita mia e dentro aveva un sottile strato di marmellata all'albicocca, veramente spettacolare. Loro suggerivano di mangiarlo con del latte condensato, io infatti così ho fatto. Purtroppo però non sono riuscita a salvare in nessun modo quello spezzone di video. Quindi niente, io vi lascio al resto del video e vi auguro una buona visione. Ma gli intoppi non sono finiti, mi sono appena accorta che manca anche lo spezzone in cui io vi elenco gli ingredienti per fare il sancia di grano saraceno. Benissimo, gli ingredienti sono la cipolla, il burro, i funghi, delle spezie e ovviamente il grano saraceno tostato. Qui il nostro piatto pronto. Il profumo è buonissimo e io non vedo l'ora di assaggiarlo. Buonissimo. Non avevo mai mangiato il grano saraceno, ma mi piace tantissimo. Somiglia un po' Somiglia un po' al farro, al gusto proprio molto somigliante. È buono perché comunque sa molto di funghi e di cipolla che sono due degli alimenti miei preferiti. Devo dire che la trovo una ricetta ottima. Voglio assolutamente provare anche quella di carne e quella dolce. Appena le trovo, sicuramente saranno la prima cosa che farò. Ora mi tocca andare in Russia per vedere se sono stata brava e averla fatta uguale a come è il gusto che fanno da loro. E niente, io mi finisco il mio pranzo e noi ci rivediamo per la merenda che farò e quindi dovrò cucinare di nuovo totalmente. A più tardi! Ed eccoci qui per il momento della merenda. Noi faremo
il Syrnik o Syrnik, che viene fatto sia a colazione che appunto a merenda. E gli ingredienti per fare questa ricetta sono 50 g di burro, 2 uova, 100 g di farina, 400 g di ricotta, 50 g di zucchero, 2 cucchiai di zucchero a velo e un cucchiaino di lievito. Poi, quando il prodotto sarà pronto, noi lo potevamo condire o con il latte condensato o con della marmellata. Dato che già a colazione abbiamo assaggiato il pan pepato con il latte condensato, ho deciso di provare questa ricetta con la marmellata. E per l'occorrenza ho scelto una marmellata light, che amo alla follia, e alla ciliegia, che è il mio gusto preferito. Ma passiamo adesso alla composizione della ricetta. Eccoci qui, è stato un lavorone, una quarantina di minuti, ma più che altro perché queste frittelle mi hanno dato un po' filo da torcere, in quanto restava la pasta sempre troppo bagnata, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso me ne sono già messe due sul piatto e proveremo ad assaggiarle con questa marmellata. E se vi ricordate c'era il tè Ivan Chai, che era spettacolare questo tè nero, e l'ho già messo in infusione, pronto per accompagnare la mia merenda. Buona merenda a tutti! Proviamo! Vediamo un po'. Come sanno queste frittelle russe? Buona. Si sente la ricotta. Sono la classica consistenza della frittella. Io le ho fatte più schiacciate possibili proprio perché
volevo che si cuocessero perfette. Sono buone, una buona colazione, sicuramente molto molto tosta di prima mattina, però noi non siamo abituati, ma in Russia sicuramente sì. Si sente la ricotta. Io ci avrei messo anche qualche spezia, tipo, non so, secondo me con la cannella ci sarebbero stati divinamente. Però nel complesso è buona, il classico gusto della frittella, un misto tra pancake come consistenza interna e frittella come croccantezza. Assaggiamo il tè. Questo tè è veramente buono, è delicatissimo. Ve l'avevo già detto. Delicato è squisito, secondo me può accompagnare qualsiasi pietanza. È veramente un tè piacevole in bocca. E niente, io mi finisco la mia merenda e noi ci rivediamo alla cena quando preparerò finalmente il piatto finale. A dopo! Ed eccoci qui pronti per la cena. Adesso abbiamo da tostare il pane di segale. Adesso toglieremo il pane per tostarlo. Allora, di assaggiarlo già, che non lo sto neanche aprendo, fa un profumo. Ha un profumo speziato, veramente veramente bello tosto. Allora, io, madonna, consistenza del pane è veramente fitta, proprio si sente che sembra quasi un cake asciutto. Ma l'odore è spettacolare. Adesso facciamo scaldare la padella senza niente e li tostiamo come c'è scritto nella ricetta. Eccoci qua, la cena finalmente è pronta. Eccoli qui, belli e tostati. Fanno davvero un buon profumo. Sono veramente curiosa di assaggiare questo pane di segale. E qua abbiamo gli sfratti, ma su questi ho un po' di reticenze, però io sono una che assaggia tutto e quindi li assaggiamo. Prendiamo quindi un pezzettino di pane e andiamo ad aprire la nostra confezione. Fa l'odore della sarda affumicata, quindi proviamo. Speriamo che non abbia troppe spine. Proviamo intanto così. E allora passiamo all'assaggio. Buono. Tutto sommato è buono, non è una cosa
che prenderei sicuramente appena la vedo al negozio, però è buona. Gli spratti sono affumicati e comunque sono molto gustosi. Il pane è molto croccante ai bordi dove l'ho tostato e dentro è morbido. Mi sta veramente bene questa differenza di consistenza. Buono. Mi piace. Cucina russa, fai da te, approvata. Adesso mi toccherà per forza andare a vedere se tutte queste cose che ho cucinato sono buone uguali anche da loro. Adesso mi finisco la mia cena e io intanto vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!